Torniamo all'italiano, anche perché la nostra ospite successiva è nata in Canada, ma ormai è stata adottata dall'Italia, quindi parla benissimo l'italiano. Prima di chiamarla qui al nostro fianco, chiamerei però il direttore artistico Fabio Guida. Prego, che sei tu. Grazie. Che ci racconti brevemente il senso della partnership con la Fondazione per l'Architettura. Torino Graphic Days, come alcuni di voi sapranno, è un momento di confronto e anche di analisi su quelle che sono le varie discipline, le varie possibilità di attuazione del mondo del visual design nei vari contesti. Con la Fondazione per l'Architettura di Torino, già dall'anno scorso, abbiamo instaurato un rapporto progettuale per cercare di capire quali fossero le relazioni progettuali di relazione tra la grafica e l'architettura, nel modo più ampio, nella concezione dello spazio, della comunicazione, dell'orientamento, del wayfinding. L'anno scorso il nostro ospite era Rudy Bauer, quest'anno invece per la collaborazione con la Fondazione dell'Architettura si è scelto insieme di invitare Juliette Caron, che invito nel palco per raccontare il suo lavoro. Grazie mille. Grazie alla Fondazione per l'Architettura. Grazie. Buongiorno, buonasera. Grazie a Torino Graphic Days e anche alla Fondazione per l'Architettura. Ci sono degli architetti nella sala? Oh, ok, qualcuno? Bene, bene, perché ho organizzato tutta la presentazione attorno all'architettura. And I was wondering whether I was to speak like in Canada, like Canadian politics start the sentence in English e la finiscono in italiano. Quindi non so se ci può aiutare. Ok, since we are talking about architecture, ho deciso di far vedere la mia casa in Canada, che è il mio piccolo bosco. È un bosco recente. Queste sono le pareti, diciamo, l'indicazione per la frontiera tra me e il mio vicino. This is the ceiling of the house. This is the floor in summertime. And here you can see the frontier. E questa è la porta d'ingresso. Questo è il salotto, living room and dining room. And this is when I clean the house. It's very nice because you put everything together and si fa un grande fuoco. So questo c'è il mio cognato, c'è un albero che era caduto a terra e mi dava fastidio perché era al centro del bosco. So I asked my brother-in-law to help me to cut the tree. So this was quite a moment. And I like to go there every summer and take inspiration and look at trees growing e vedere tre stagioni nello stesso momento. Le stagioni passano e questo è il salotto d'autunno. E si possono trovare anche dei gioielli, questo è molto bello. E questo è il soffitto d'inverno, il tappeto d'inverno. E se uno entra, pensa di essere solo, però quando uno sta fermo nel bosco, ci sono gli amici che vengono. Quindi questo è il Bambi che abita sopra con sua famiglia. Piccolo, petit écureuil, la marmotte, les oiseaux. And this is a fake one made out of straw.
And it's nice because in the winter time you can also go in the hammock. Here it was like minus 30, but with the sun you don't feel it. When there is no wind and the sun is, it's very beautiful. And in the winter time it's nice because you can walk on the lake. And this is Montreal. And in the winter, which lasts for 6 months, e questo è primavera quando l'inverno è passato, un po' un disastro. E io ho studiato in Canada graphic design, lavorato 2 anni e poi ho deciso di venire a fare un anno in Europa e ho deciso all'inizio di maggio di visitare i più importanti graphic design studios in Europe, and I went all around for 3 months visiting everybody. I went also to Dunbar, and this was nice. They were in Den Haag then, and we went to London College of Art together. At the end, I arrived in Italy, and I thought this was a very beautiful country, and I decided to stay here for a while. And this is a bit different, you know, from the holes that you have in Canada. And for me, it's very poetic because, you know, in Canada, the cold rovina le strade, e qua il calore che le rovina. And here I can see very Italian poesy, what can I say, l'arte di arrangiarsi, la fantasia, etc. This is very important for me. I lived in Bologna for a year, doing illustrations and things for political parties. And then I lived also in Venice, where I also taught at UAV. And now I'm in Milan since a very long time. And funny enough, it's almost on the same parallel. This is 46 parallel, and in Canada, this is 45, and Canada was 46. As for architecture, I worked for 12 years in a very big studio, which now is not there anymore. It's Gregotti Associati. It was a studio of 85 people, graphic design, mainly architecture, urban planning, product design, interior design, and graphics. So it was very interesting to see how we can work together with the professions. I can say my father was architect, and but he didn't want me to make to be an architect, so I became a graphic designer. And then I worked as a design director in Benetton for a year and a half outside of Milan, and it was very demanding. Lots of brands and lots of other companies in their organigram. And then I was design director for Prada in Milano. This was easier because it was in Milan, and for the family and my own studio. And I did also many art books for Fondazione Prada. This is my studio in Milan. This is just by Sant'Ambrogio. Here we are. And it's a very beautiful place for me. It's very inspiring also, because here you can see Petrarch lived here just beside my studio for 8 years. And then Bramante, he did the refettorio here, which is the office of the architects with whom we work a lot. And then Leonardo used to pass by because he was a friend of Bramante. So I think we are very lucky. We are only a big international studio, like I saw before. We are 2, but we are very international. Masami is Japanese, and she couldn't be anything else but a graphic designer. And I am Canadian. And I can say this mix here, we both live in Italy since a long time. I now have my Italian passport, which I am very proud of. And I should say clients really like this mix because
because they have the whole Asian vision and North American vision and also European. This is a presentation we have in the studio. Questo è ciò che penso come dovrebbe essere la grafica. La grafica non deve essere protagonista di se stessa, ma bensì essere al servizio della comunicazione. È meglio se la comunicazione tocca la sensibilità e la fragilità delle persone e cerchiamo di comunicare l'essenza attraverso un linguaggio universale. Ciò che devo dire anche è che quando Massami è arrivata non parlava assolutamente né italiano né inglese, assolutamente, veramente pochissimo, e io non parlavo giapponese, e quindi io l'ho scelta perché era così tanto diversa da me che non poteva che essere una cosa bella, perché essendo solo in due bisognava essere avere un ampio sguardo. Allora, noi cosa facciamo? Identity, packaging, edizione, arcigrafia e merchandising. Insegno anche molti workshop all'estero, soprattutto packaging. E poi sono advisor per Poster for Tomorrow, che è un organismo francese che fa grafica per le grandi cause. Poi partecipo a delle mostre, oppure ne organizzo in quanto curatore di Michele Reginaldi, che è un architetto ma anche uno scultore. Allora, form comes from wonder. Adesso vedrete alcune citazioni durante la mia presentazione. Form comes from wonder di Louis Kahn. Questa è una citazione che per me è molto importante. Allora, adesso, siccome diversi architetti sono anche designer, volevo far vedere in che modo avviene un processo di comunicazione di un office furniture system. Il brief era communicate the characteristic of what a system of office furniture, giving the emphasis on the simplicity of the system and its modularity. So how do I start? I just look at what I have. I have a table which is very, very simple, just like nothing. This looks like a sugar cube, white sugar cube. And here I look at very simple forms and basic colors, and I think of simplicity. E poi guardo il sistema che ha questo gancio che permette dei layout molto complessi e penso complexity. E allora per me è molto importante di avere sempre una parola d'ordine o comunque un baseline, e quindi dico simplicity of complexity per raccontare al cliente com'è il mio progetto, però funziona anche benissimo nell'altro senso, quindi complexity of simplicity. Il sistema si chiamava WO e quindi abbiamo tenuto questo nome. Questo sistema era molto importante perché è la prima volta che facevano disegnare un sistema in Italia. Prima è sempre stato un sistema americano che non funzionavano per i nostri manager italiani. Quindi qua inizio con questo, cos'è un rettangolo rosso? Se mettiamo una sedia accanto diventa un posto di lavoro. Se continua diventa tipo office layout, and then becomes WO, which is the name of the system. Concept, image, typography, logo. And also WO could be also wow, like a surprise or disgust, it can be anything. So I look at the layouts. We had to do the launch of the product. So I look at the layout that the architects did. And as I tell you, you always have to read into what you have to find the essence. So I look at this, and then I think if you put a head, it could be something. So I decided that all the layouts should be human-like. So here everything is
in between perception and interpretation, how you perceive, how I perceive, how I interpret and translate it, and how the people will perceive it themselves and interpret it. So it's very tricky. Chiudi gli occhi, guarda, close your eyes and look. So here were the invitation cards, like the strong man, the teddy bear. This was for the launch in Italy, and this was for the launch in London. And at the back of the cards, you can see the recipe, how to to do the little puppet. And this is the animation of the concept of simplicity and complexity. So people could enter the venue and see, you know, like the postcards on the ground. And this was in a garage. And with the architects, we decided on the super red venue. And people were looking from upside and looking on the 3D postcard. And then what I really like to do is also is press release, press kit. And it's a moment which is very important to communicate with the architects and the journalists about what is the product. So they have to feel it, touch it. This was in, some years ago. And this is the mouse pad in which you can do a puzzle. And this is the whole thing. Ad agosto. Confucio. Allora, un'immagine vale più di mille parole. Ma ci vuole una parola per creare la prima immagine. Ed è questo che vi dicevo, che ogni volta che c'è un progetto noi abbiamo una parola d'ordine, perché nei progetti ci sono gli architetti, i designer, i fotografi, i copywriter, i grafici, e bisogna avere la mente tutta allineata. Quindi questo gruppo Mauro Saviola, al SASMIL di Milano, che è un cliente che voleva 17 spazi ben definiti, far vedere i prodotti, delle sale riunione, una cucina, una sala da pranzo e dei depositi. Loro cosa fanno? Trasformano il legno in pannelli truciolari nobilitati. Allora, per me invece il mio brief personale era design un ambiente unico diviso virtualmente in 17 spazi che rispecchi la loro attenzione all'ecosostenibilità. Quindi siamo partiti con l'idea dell'ecosostenibilità e abbiamo detto rifacciamo il bosco del Canada. Quindi le voci segrete del bosco, perché? Perché c'era un paesaggio sonore che definiva gli spazi. Quindi uno spazio che era 2000 metri quadri, che ci vogliono 6 mesi per preparare, per disegnare, una settimana per montare e dura 5 giorni. E abbiamo fatto queste 120 colonne che erano degli alberi, abbiamo riproposto anche l'aurora boreale e così. Avevamo 20 essenze di alberi diversi che erano stati riproposti. Un altro lavoro che possiamo fare per gli architetti, con gli architetti, è pareti, corridoi. Quindi questo è un luogo che c'era già una scuola elementare e volevano ingrandire tutto qua, cioè palestre, caffetteria, eccetera, e hanno costruito questo corridoio. Io sono andata di sera e me lo sono immaginato, che era tutto bianco, ma mi sono immaginato che poteva essere un'opportunità per un corridoio di 20 metri di lunghezza. E quindi abbiamo disegnato tipo questo calidoscopio che ad ogni passo
e una visione diversa. Quindi, sì. Oops, scusate. Allora, un altro detto che mi piace molto: il fuoco è troppo leggero come l'oiseau e non come la piume. One has to be light as the bird and not as the feather. Questo è un altro progetto fatto con Grigotte Associati quando ormai ero nel mio studio. E il Grand Théâtre de Provence, che è stato disegnato che è stato inaugurato nel 2007. E era stato costruito come una montagna, come per rispondere alla Mont Saint-Victoire, che era dall'altro lato dell'asse della città. Quindi, come ispirazione, io sono visto sulla piazza che c'è questo Roi René, che è il Saint Patron della città, e dopo diversi schizzi, i francesi volevano tipo GTP, e abbiamo fatto questo, ricordando il Roi René e i diversi settori, diciamo, del teatro. Per i colori abbiamo ripreso una delle tele di Cézanne e abbiamo trovato questi colori, individuato questi colori e li abbiamo presi, diciamo, per musica, teatro, danze, eccetera. E la segnaletica era in questo modo, molto semplice, che c'era un budget ben definito con dei pannelli già esistenti, quindi non è che si poteva fare grande cose. Questa è l'insegna, che sarebbe retroilluminata, e questo la campagna di attesa, il gadget, e poi ci piaceva anche fare un pochino, espandere il logo, diciamo, sul luogo. E questa è stata la proposta. E purtroppo questo è stato il budget finale. E quindi ogni tanto è un po' deludente, però esiste anche questo. Poi, siccome era una città molto democratica, di sinistra, molto, molto democratica, eravamo tipo 800 lavoratori di mestieri diversi, e il nome, the name of each typology of works, was engraved on the building with the icons of everybody. So, and then I designed also il nastro per l'inaugurazione, e bianco era un po' troppo sporchevole, poi l'ho fatto rosso, e poi con un po' di ciò, i 25 metri che mi rimanevano, ho fatto una gonna per l'inaugurazione. Questo invece è una consultazione per il GUM, che è che è un grandissimo shopping center sulla Piazza Rossa. Questo è stato un lavoro anche fatto per Gregotti, e qua si trattava di fare la segnaletica e basta. Per fare la segnaletica devi appigliarti a qualcosa, quindi noi abbiamo il nome di battaglia, questa volta era GUM City, la città delle meraviglie. E quindi abbiamo studiato com'era il percorso. E questa è la pianta, quindi abbiamo visto che c'erano tre corridoi, longitudinale e tre trasversale. Li abbiamo schematizzati in questo modo, e quindi tre corridoi, three layers, GUM, and we decide on the colors, looking around, you know, in very colorful in Mosca, looking at the typography and looking at their traditional motifs, and this was a bit the translation, and this was the logo. You can see other GUM logo here and here, yeah. And this was to be for inauguration. We proposed this kinetic little. Ecco. And this is the system for the signage, and at the cross point you could have this letter like U,
And then we decided to do a little jewel for the presentation for the wife of the president. And also we proposed them to illuminate in blue the il tetto della cosa. Quindi a noi piace molto anche con gli architetti proporre dei luoghi, proporre dei nomi dei luoghi anche. C'erano delle caffetterie in alto, le abbiamo chiamato il Sky Café, c'erano, abbiamo detto perché non fate un caffè su una passerella, e si chiamava l'Isola Galleggiante. Ci piace molto essere partecipe al concept del luogo anche. Poi altri lavori, tipo qua per un lavoro che è stato fatto per gli architetti di Milano che dovevano fare una mostra all'interno dell'edificio di Zadid, quindi mi hanno chiesto di fare anche il logo del luogo, e questo è l'interno. Questi, sì. Questa è un'altra citazione che mi è molto importante: la bellezza è la luce del vero. Beauty is the light of truth. E adesso facciamo una piccola parentesi: le attività di grafica per gli studi di architettura. Questo è molto didattico. E questo lo dico perché tutti noi grafici, magari sarebbe bello se fossimo adottati dagli architetti, perché abbiamo molto da dare. Quindi questo è un logo, quattro associati, quattro architetti. Makes me think of the logo this morning, the Polish logo. And possiamo fare anche dei libretti di presentazione, dei libretti anche un po' concettuali sulle presentazioni. Questo invece, gli architetti volevano un'animazione su un palazzo, e quindi che abbiamo realizzato per la loro presentazione, quindi aiutiamo nelle loro presentazioni. Poi possiamo fare delle monografie. Interventi grafici nei progetti di architettura. Quindi questo sono delle proposte per una mostra internazionale per Bulgari. Quindi in che modo l'immagine si fonde con la forma, o anche qua. Questo era un concorso per architetti del paesaggio e architetti, tutti e due, che dovevano fare un parco a Baku, in Azerbaijan, e quindi hanno fatto questa torre che noi abbiamo interpretato in questo modo, che è la città dei Sofioni, l'abbiamo chiamato Naturalia, che la meraviglia della natura, and Baku Gardens, perché Gardens è molto più importante che Park, è più evocativo. Quindi abbiamo suggerito dei luoghi, quindi uno il giardino delle farfalle, la voliera, il mercato dei fiori e il bosco delle querce. Un'altra cosa che possiamo fare è tipo, questo è un parco Castello Parella, che è qua vicino a Ivrea, quindi l'agriparco, e noi abbiamo coniato colture e culture, perché c'era, insomma, coltivazione, anche bambini che potevano piantumare, eccetera, e cultura, perché, insomma, biblioteca, chef, eccetera. Possiamo fare anche il branding dei luoghi. Questo è un progetto per ABPS Milano, sono dei commercialisti, che abbiamo riproposto gli yoshé delle carte monete. Questa è una cosa tipo quando non c'è budget e vogliono prendere, diciamo, della segnaletica esistente, dei pannelli esistenti, e quindi li abbiamo disseminati, diciamo, su tutta la parete. Questo anche è un parcheggio con un colpo di pittura orizzontale, verticale. Quindi delle cose che possono anche essere molto low budget, molto semplice. Questo è un piccolo stand per Fedrigoni Fabriano, per PT Uomo, dove volevano presentare le loro carte, erano più o meno 300 carte, quindi insieme agli architetti abbiamo deciso di questa forma e abbiamo misurato e disegnato tutte queste 240 carte, e ultimamente a Packaging Premiere abbiamo fatto questo,
che là c'erano veramente quasi 1000 carte da piegare, che non abbiamo fatto noi, però bisogna dare le indicazioni. Quindi era tipo un cocoon. Questo era l'invito, fatto anche lui di carta. Possiamo fare anche con voi delle mostre, e quindi si pensa a un percorso. Questo è un impaginato verticale e orizzontale, un impaginato 3D all'interno di Bacheche. Questa era una mostra che si chiamava Tre Designer, Tre Quebecesi, Tre Generazioni a Milano, e quindi ho ripreso un po' le tre foglie che del Canada. Poi interventi grafici per cantieri, quindi qua un cartello cantiere che di solito è bianco con scritta a mano il nome dell'architetto, eccetera. Qua invece abbiamo fatto tipo una quadreria facendo vedere come sarebbe venuto il palazzo. Questi pannelli sono stati stampati su una materia luccicante, diciamo cangiante, quindi quando tu cammini accanto hai un certo effetto. Questo è invece i pannelli di recinzione per cantiere, Parco Nord. Quindi qua abbiamo raccontato tutto il parco attraverso dei giochi di parola, su o più giù, dove sei tu, perché c'erano dei palazzi alti, delle case basse, eccetera. E quindi tutto questo, c'era 140 metri di tenar per 3 metri di altezza, e così. Questo lo volevo condividere perché trovo troppo bello. Questo durante il Salone del Mobile, mi sembra, I think he was a guy from Holland who did this for Easter in Milan. E queste sono le cose semplici che mozzano il fiato di Mahatma Gandhi. E questo è il progetto, diciamo, l'ultimo progetto che vi faccio vedere. È il progetto per me molto importante perché è una scala che è molto più grande della grafica, un progetto che non riuscivo neanche a toccare perché è troppo alto. Padiglione della Santa Sede a Expo Milano 2015. È stato un concorso che gli architetti sono stati invitati e ci hanno chiesto se volevamo partecipare con loro, e noi certamente. Avevamo tre committenti, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana e la Caritas di Milano. Era il più piccolo modulo dell'Expo, accanto all'asse centrale. And we thought of the architects thought about the pavilion like a mold, like a rock, a grotto where you go to meditate and be near to God, and thinking of Giotto, and those were the first forms, and it was a parallelepipedo irregolare, and the front was square, and so we thought to repropose the Vatican banner. So in front of the pavilion, we changed the idea they had of the entrance. They wanted the entrance on the other side. We said, we would like to do the Vatican banner, so please change the door, and which they did. It was oriented south, so it was very nice because at noon, you could have the light inside the pavilion. It was like very sacred. And we said okay for the boulder, but we want it recovered with writings. And the theme of the pavilion was not by bread alone man will live. So since I really want a lot of writings, I said we should say also give us today our daily bread. I proposed and they accepted, and it was for me it was like manna. Falling from the sky, come la man che scende dal cielo, e il padiglione era completamente ricoperto di scritte bianche, e il padiglione era bianco, and you could see the writings, you could read them only when there was sun, so there was shadows, and it was translated, those two writings were translated into 13 languages. And the inside, what you can see here, maybe architects can
can ask, what is this, you know? This is like the two arch of Christianity, cut in half like this, so you can have this proposed here. And here you would have all the projectors for the table where there was a multimedia event. We were very happy to win the Bureau International des Expositions contest and also the Medaglia AFDA Women in Design Award. So after Expo, they had to destroy the pavilion, but I said, maybe the pavilion can destroy, but not my writings. I want to keep them. I want to do something with them. So together with an architect of Politecnico di Milano, whose name is Marco Imperadori, and a sponsor to restore the writings, we decided to disseminate them all around the world. And our first, la nostra prima idea era di proporle a Matera, città della cultura europea l'anno prossimo, capitale della cultura, e ho visto questo grande masso. So I thought, this is the pavilion, you know, so I thought of putting the writings directly on the masso. Per problemi politici non è potuto succedere e quindi mi sono ritrovata con le 25 scritte a mettere, a proporre un po' a tanta gente. This is a church from Boris Podrecka in Milan, and since it's Chiesa della Pentecost, which is il dono delle lingue, abbiamo messo tre scritte. Questo invece Nonantola, dove ci sarà un museo sull'ebraismo. Questo è Farm Cultural Park in Sicily, where they have a school for architects, for young architects. And we put the Arab, because, you know, it's a bit Arabic. We put antique Greek, because it's just beside the temple. And we put also Chinese for the future. This is the church of the where the sponsor was had his wedding, so we thought we had to put a writing there. And this is the Refettorio Ambrosiano a Milano, Piazza Greco, abbiamo messo il greco antico. Questa è una chiesa Trezzano sul Naviglio. Questo è molto interessante perché è in Guinea-Bissau, in una missione. Questo è Sant'Ambrogio, proprio accanto al mio studio. Questo sarà una artesella che montiamo il 4 novembre. Questo è a Macao, è già arrivata la scritta e dovrebbe essere messa fra poco. Questo è una al Cairo. Questo è il render che ho inviato e che è in approvazione dai salesiani. Non solo De Pan sarà a Matrice, nella Casa del Futuro, ci sarà anche in Canada e probabilmente ai Giardini del Vaticano. Questo sono molto contenta e sono alla terza approvazione e adesso vediamo cosa mi diranno. Adesso mi rimangono esattamente quattro scritte, quindi non so, if you remaining only four, you know, so if you architects are doing something in Russia or in Poland or in South America and Spain, it would be very nice, you can ask me. And here it is now, how it is. I really would like to have one there and one there, but let's say this. We were very lucky for this project because we won an award also for this operation in Canada. Now I would like to show you a little showreel of the studio, so with everything which is not maybe for architecture but mainly graphics, you can see in this little showreel.
Noi siamo custodi del creato, ma quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno di amore di Dio. Profumi per Ferragamo. The launch of a bowl chair for Lina Bobardi Harper. This is animation was done to show the use, how you use it. So you use it, you can read, you can eat. And you can talk, so three different moments. And this we did instead of a book, a traditional book, we did a little carrettino because she is very, Lina was eclectic and very ironic. This was a contest, a competition for AMSA, Netturbani di Milano, and we wanted to propose a texture in which each truck would be different. They had like more than 400 trucks. And this was Fodergoni, a limited edition book about special papers. Those invitations for the two stands we did for them with the papers of the year. Questo è uno stand per Mauro Saviola, lo stesso della foresta, questo è stato fatto 2 anni prima. Poster about immigration, migrants. And this was the gum thing. Ismael Maron Architects, Quattro Associati Architects, Art Gallery, a logo proposal for a logo from Milan. This was for a winery. A logo for a yacht broker in Monte Carlo. And Libera Università delle Diversità, culturale e ambientale. Una galleria, un shopping center, a wine distributor in Milan. Yeah, Grand Teatro de Provence in Aix. Macchina fotografica usagetta, tombstone e tutta la tipografia interna per Moleskine, le prime pagine, partecipazione a una mostra a New York con un Moleskine decorato a piacere. Questa era una mostra spaghetti grafica, edizione 2, alla Triennale di Milano. Mi hanno chiesto di fare il logo e un po' il concept del libro.
Questo pure questo facciamo, quindi il sacchetto bianco della San Carlo l'abbiamo fatto già nel 2002 e lavoriamo ancora per loro per i pacchetti speciali. Poi mi piace molto lavorare per gli artisti, quindi diversi libri per la Fondazione Prada e altri artisti miei amici.